Bene, scooteristi, allora abbiamo comprato le frecce dello Stalker visto che quelle originali si smontano, sono secche, che hanno 20 anni. Ho preso queste qua della C1 perché costavano veramente un cazzo. Ovviamente l'ho già aperto per vedere se erano intere prima di fare qualche figuraccia. E ho visto che sono, cazzo, fatte bene. Belle, non sono leggerine, non sono cinesate. Poi questa dietro addirittura è figa perché c'è anche il pezzo arancione. E esteticamente, dopo ve le monto, ve le faccio vedere per benino. Sono belle, gli attacchi sono giusti, le ho già provate, si incastrano bene, stanno su e quant'altro. Sono belle, 12,50 euro. Moto 2000. Pubblicità occulta, 12,50 euro spedite. Sono veramente carine. Adesso andiamo a montarle. L'unica pecca, se di pecche vogliamo parlare, è che ci vogliono le lampadine arancioni. Minimo di quella roba. Non prendetele su internet perché costa di più la spedizione che la lampadina in se stesso. Andate a un ricambista che con meno di 10 euro le prendete tutte e 4. 12 volts per 10 watt. Queste, per capirci, non prendete quelle col vetro più grande perché gli incastri qua su queste sono uno opposto all'altro. Invece quelle col vetro più grosso, no, che sono da 21 volts, ne hanno uno qui e uno leggermente spostato e non vanno bene. Se ce l'avete in giro, non mettetele anche perché sono più potenti, vi farebbero una luce diversa. Andiamo a montarle, che almeno ce le leviamo dalle palle. Ta-da! Ah, che belle! Si vede dentro la lampadina. Cazzo, se ne frega. Sì, ma dietro, cioè, ho fatto anche il faro nero. Ma che figata! Mica hai cambiato faccia. Sembra un po' chiare dalla foto della telecamera, però ci sono arancioni. Dietro uno spettacolo. Va bene. Ci sta. Stop, si vede. Se vi capita che volete farli scuri, basta che prendete una bomboletta di nero dall'interno, non dall'esterno come fanno i polli, dall'interno gli date una spruzzata leggera, questo è il risultato. Prima non c'era del tutto, poverina, l'avevo persa. Bello, ci sta. E si vede che arancione, dai. Va bene, ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto il video. Ah, anteprima. Questo qua tra un po' lo riprendiamo in mano. Sono arrivati i fondi necessari per mettere su un motore come si deve. A parte che sto 50 qua voglio vedere un po' cosa fa, che di conta chilometri adesso arriva sui 95. Adesso voglio fargli due cosine perché ho recuperato questi rapporti a denti dritti da 14 malossi. Fasce nuove. Abbassiamo ancora un po' lo squish, lo portiamo magari adesso ce l'ho a 1,5, lo porto magari 1,3, 1,2 e poi vediamo quanto tira. O almeno se riesce a tirare i rapporti. Ragazzi, se vi è piaciuto il video, come al solito, un bel like, un commento se volete, iscrivetevi e buon lavoro a tutti.